pubblici, qualunque soggetto, che sono inclusi nel credito. C'è il solito modello metrico che continua a misurare anche dopo il limite invalicabile, ma il limite è invalicabile e taglia fuori tanti soggetti che rimangono intorno, con la domanda aperta: ma sono sostenibili? Si può pensare che lo siano, visto che l'esperienza di Banca Prossima l'ha dimostrato di sì, ma come si fa a dimostrarlo? Bisogna farlo. E la cosa bella che succede è che sulla base di quello che è successo in Banca Prossima, Intesa San Paolo forma a sua volta un fondo di garanzia patrimoniale molto più grande di quello di Banca Prossima, per ovvie ragioni, che vale 250 milioni di euro, che ha un moltiplicatore per 5. Questo è un fattore di importanza enorme, perché per decidere di superare questa membrana ora diventata osmotica, tu non puoi proteggerti al 100%, tu devi comunque mantenere un rischio. Non puoi fare impieghi che andranno bene o andranno male, ma questo è indifferente, perché comunque siamo coperti da una garanzia del 100%. La tua garanzia deve essere parziale. Tu devi avere paura di fare quello che stai facendo, oltre ad esserne contento, naturalmente. Questo fondo di garanzia da 250 milioni con il moltiplicatore per 5 rende possibile 1 miliardo e 250 milioni, scriviamo con tutti gli zeri perché è tanto, di euro da erogare a persone, famiglie e imprese che sono in condizioni di esclusione. Il lavoro è cominciato. La prima categoria che si è deciso di finanziare è una enorme categoria fatta di 1.760.000 cittadini italiani, giovani, che hanno il solo torto di frequentare l'università e che come tali sono non bancabili. Peccato che senza di loro questo paese è pronto a dare l'ultimo sussulto. Stanno tutti qua, sono tutti in un'area, scriviamolo, studenti, che non accede al credito. Sono tutti fuori, 1.760.000 ragazzi che andando in banca si sentono dire: torna quando sarai ingegnere, torna quando sarai avvocato, torna quando sarai un manager di un'impresa. O questo accadeva fino a ieri, perché in realtà, grazie a questo fondo, oggi, uso un termine tecnico del linguaggio bancario, ma di ovvia comprensione, il profilo di rischio di Intesa San Paolo si è modificato e li comprende tutti. Se si decidesse di fare qualche cosa per i tanti extracomunitari, imprenditori di prima generazione, che sanno fare il mestiere dell'intraprendere, ma che sono meno bancabili di altri, non per ragioni di razzismo, perché non hanno quella rete di protezione che è intorno, tesa intorno a ciascuno di noi, perché siamo nativi italiani e che abbiamo tante facilitazioni dal fatto di far parte di una comunità, noi avremo un altro grande bacino di soggetti esclusi che stanno un po' al margine. Qualcuno magari è già dentro, perché ci può essere stato qualche fondo di garanzia disposto da qualche soggetto localmente, però globalmente come categoria sono fuori. Allora, se si farà qualcosa per loro, anche loro verranno inclusi, il profilo sarà cambiato. Ecco, perché racconto questa storia? Meno che mai per flettere i muscoli e dire che siamo più bravi, è per dire che è possibile essere impresa, bancaria, far parte di un mercato, operare dentro quel mercato, che è un mercato non soltanto normato, ma è un mercato normato dalle regole del mercato, dagli investitori internazionali, e introdurre un elemento che è complementare, anzi di segno opposto rispetto a quello che il professor Zamagni lamentava prima. Questa restituzione fatta quando si vuole, a chi si vuole e quando si vuole, non è il modo di fare responsabilità sociale. Ciò che noi dobbiamo costruire nel tempo è una modifica genetica della banca, in modo tale che sia in condizione di fare stabilmente